Bellezza, inclusività e sostenibilità, queste le parole chiave della manifestazione che inonderà per 4 giorni, dalle ore 10 alle 22 circa, il quartiere Provvidenza, di arte, laboratori di creatività per grandi e piccini, spettacoli, musica, danza, cibo, spunti di rigenerazione urbana, sport, tavole rotonde, dibattiti e anche tanta memoria. Comincerà infatti giovedì 9 fino a domenica 12 giugno il Festival New European Bauhaus, grazie al progetto Provide for Providence. Abbiamo avuto la possibilità di partecipare a questo grande festival che si svolge in diverse città europee dal 9 al 12 giugno. Abbiamo presentato un progetto Provide for Providence e quindi siamo stati ammessi e saranno giorni dedicati a quelli che sono i tre cardini portanti di questo progetto europeo, cioè bellezza, inclusione e sostenibilità, nel senso che il rapporto tra l'uomo e lo spazio urbano nel quale vive deve essere improntato a questi tre concetti. Molto importante sarà venerdì sera alle 21 un dibattito al quale sono invitati a partecipare tutti gli artisti della città di Caltanissetta, perché sarà molto importante sentire qual è il loro punto di vista in merito a quello che l'arte può fare per la rigenerazione urbana e proprio per il cambiamento degli spazi e di conseguenza dei cittadini che vi abitano. Questi giorni sono successivi al patto per la bellezza e la giustizia di comunità che abbiamo firmato il 29 aprile con più di 65 associazioni. Un ruolo importante ha il Rotary che donerà tutta un'area attrezzata di giochi per i bambini che saranno installati in questi giorni e poi naturalmente l'UEPE con la dottoressa Provenzano e la DASTI. Uno dei nostri obiettivi e delle vie di azioni che perseguiamo, anzitutto abbelliamo un posto della città, quindi ci fa enormemente piacere questo, e poi soprattutto diamo dei servizi a un quartiere che sta rinascendo, il comune sta investendo tanto e anche noi vogliamo dare il nostro contributo. Dove sarà installata questa rete? Nella piazzetta che c'è sopra le due nuove palazzine che il comune ha appena realizzato al quartiere Provvidenza. Un evento realizzato dunque grazie alla collaborazione e coinvolgimento di tantissime realtà locali come associazioni, scuole, Caritas e Migrantes o ancora i comitati di quartiere.